Oh, and one more thing. The fact that things became such a mess in the countries of the Arab Spring after the Arab Spring was a benefit for the Chinese Communist Party. If they were nervous that people in China were saying, when are we going to get to be like Egypt? Nobody in China is now saying, when are we going to get to be like Egypt? If they were worried in 1989 of saying, when are we going to get the chance to be like Yugoslavia that did away with communism? By the mid-1990s, they were saying, no matter what the Communist Party could say and people would believe, thank God we're not like Yugoslavia. So some things happening in the wider world can matter a lot. I'll end there. Vorrei concludere cercando di rispondere alla domanda di Michelangelo che mi ha posto prima sul fatto sul perché appunto a quanto pare Xi Jinping ha il potere di mantenere sotto controllo la situazione e le proteste sono sempre più sotto controllo, quindi come mai, perché non ci sono più queste manifestazioni di dissenso così plateali. Io ho parlato di questa dicotomia presente nell'atteggiamento e nelle politiche del governo, nelle risposte anche alle proteste del governo cinese, e una dicotomia appunto una sicurezza e nello stesso tempo una paranoia, che sono sentimenti quasi emotivi, sono difficili anche da inserire in categorie appunto più scientifiche, e sono anche atteggiamenti molto simultanei, nello stesso momento si manifestano grosse manifestazioni di sicurezza, di apertura, però d'altra parte manifestazioni di paranoia. Ho fatto prima appunto l'esempio di alcuni casi durante le proteste di Hong Kong. Quello che vorrei sottolineare è che all'interno della popolazione cinese non c'è una visione univoca della propria situazione, quindi c'è una percezione, c'è un'autorappresentazione del proprio status, del proprio essere appunto in un paese come la Cina, che non è la stessa. Per esempio una grossa parte della popolazione cinese è grata al governo cinese per aver aumentato considerevolmente e migliorato considerevolmente le condizioni di vita, per aver portato in una società che aveva grosse parti appunto c'era molta povertà soprattutto nelle zone rurali, ha portato dei grossi benefici, e quindi c'è questa gratitudine e questa anche lealtà rispetto a una leadership che è responsabile di tutto questo cambiamento positivo. Nello stesso tempo ci sono anche una parte di popolazione prova un certo disgusto invece verso la leadership in carica, comunque verso la leadership in carica quelle precedenti. Questo per vari motivi. Per esempio l'elemento della corruzione è molto importante. Apparentemente il presidente Xi Jinping sta facendo molto in questo senso, però è anche vero che quando escono per esempio delle notizie, quando filtrano di persone molto vicine a Xi Jinping che sono all'interno di dinamiche di corruzione, questo preoccupa molto, molto i cittadini, perché per capire anche fino a che punto la leadership attuale è seria nel portare avanti questa campagna anticorruzione. E un altro elemento fondamentale sono i disastri ambientali. Quelli che si sono verificati, che si stanno verificando in Cina negli ultimi decenni, sono una parte molto importante del disagio che la popolazione cinese vive oggi, e molti si stanno interrogando. Sì, è vero che tante cose sono migliorate, però è veramente così? Cioè la Cina di oggi è veramente tanto migliore di quella di 10 o di 20 anni fa? Ora dunque io non sono, se parliamo appunto di previsioni, io non voglio fare previsioni, non penso sia possibile farlo. Quello che posso dire è che ero in Cina nel 1986, quando stavo lavorando alla mia tesi di dottorato, e l'argomento erano proprio della tesi di dottorato erano i movimenti studenteschi. E quello che mi si diceva appunto nel 1986 era: come è possibile, secondo non vedrai che non troverai niente, questa è una tesi che non ha senso, perché questa generazione di giovani è nata ed è cresciuta con testi forniti dal
persone cresciute, diciamo, nella, non nell'impossibilità di essere influenzate da idee diverse, riescono a unirsi per creare dei movimenti studenteschi di senso. E vedrai che non troverai nulla, perché appunto in realtà le aspirazioni di questi studenti è di essere sempre più simili a voi occidentali, e sono interessati alla moda, quello che a loro interessa è di crescere economicamente, e queste persone che mi parlavano in questo modo parlavano della generazione di studenti che poi nel 1986, in misura molto più massiccia nel 1989, sono scesi in strada come noi sappiamo. Quindi è vero che non si possono fare previsioni, soprattutto come scienziato sociale non posso dire di avere degli elementi per fare delle previsioni, e anche perché il governo sembra avere veramente sotto controllo in pugno la situazione, e quindi non è possibile, diciamo, prevedere qualcosa di un crollo, una crisi. Però c'è anche un elemento che è molto importante, che è quello della non prevedibilità di certe situazioni. Forse il mio messaggio vi può sembrare ambiguo, perché non è un messaggio definitivo, però vi devo dire che nessuno si sarebbe aspettato che nel 1989 l'Unione Sovietica sarebbe collassata. Nello stesso tempo, durante le proteste, le primavere arabe, si preoccupavano in Cina che i cinesi pensassero di voler essere come gli egiziani. Quindi questo elemento paranoico, questo elemento di non prevedibilità, diciamo, è presente nella leadership cinese, come appunto nel caso degli anni 90, quando si parlava appunto del crollo dell'Unione Sovietica, ci si preoccupava che i cinesi volessero essere come l'ex Jugoslavia, tempo Jugoslavia, mentre invece negli anni 90 nessuno più in Cina voleva essere come la situazione appunto dell'ex Jugoslavia. Quindi c'è questo elemento del non poter prevedere quello che succede in questo tipo di sistemi politici. Thank you. That's a very interesting question. It's a very good question. I think one of the dangers right now with the anti-corruption campaign, it's going so broadly that I think some people are wondering, it used to be people felt they could figure out in the government if they were safe because they were well enough connected. And there seemed to be relatively clear rules. If you rose up to a certain point, you wouldn't have to get in trouble if you were connected in one way or another. And I think now
the anti-corruption campaign has to go further than anyone before, or people will feel it's not significant. But it's going so far that maybe it will destabilize what you were describing of this idea of people having been part of the system. The other thing is, after 1989, the government decided that they really needed to make sure that certain groups, including intellectuals, felt they were getting more of the goods from reform. And so there was a spreading out to these groups, things that made them less disgruntled. Not just certain material things, money, but also the freedom to travel, the freedom to read more of the academic work that people like them were reading in other places. And that's continued. There are still lots of scholars who are going abroad to take part in conferences, which is one of the consumer goods that we like. So some of that is still going, but I think this is why I think we're in a period of uncertainty, because what seemed to be a strategy that had been worked out isn't, the rules of the game aren't as clear for the moment. Questa è una domanda molto interessante. In realtà sì, c'è un pericolo che si sente molto forte all'interno della leadership cinese, ed è questa campagna anticorruzione, cioè che è molto estesa, molto incisiva, e proprio all'interno dei ranghi, diciamo, governativi, molti si stanno chiedendo: ma sono veramente al sicuro? E quindi tanti stanno pensando alle connessioni che hanno e all'eventuale possibile pericolo di essere additati come corrotti, di essere colpiti. E quindi ci si sta interrogando sul fatto, su questa campagna anticorruzione, e soprattutto sulla natura e sulla durata di questa, cioè deve andare oltre, deve andare avanti, oppure bisogna trovare in qualche modo un equilibrio. E è anche vero che dopo il 1989, questo è molto importante da sottolineare, gli intellettuali sono sempre più, diciamo, sono stati controllati molto, in modo molto pesante, soprattutto nei loro possedimenti economici, quindi nella disponibilità di denaro, attraverso la disponibilità di denaro, nella libertà di viaggiare, di leggere i lavori accademici che si leggono in tutti gli altri ambienti accademici. Quindi sì, è vero che noi vediamo alcuni studiosi che vanno all'estero, alcuni studiosi cinesi vanno all'estero apparentemente liberamente, ma io ritengo che sia più un materiale di consumo per noi, per darci un'immagine di libertà. E questo, ciò che sembrava appunto una strategia giusta, non sembra quindi funzionare, cioè nel senso non si capisce se effettivamente questo lavoro di cooptazione, sì, che c'è stato, sempre stato, però non, a quanto pare non sta causando delle crepe, perché proprio all'interno appunto dei ranghi governativi si sentono poco al sicuro, e quindi sta creando delle tensioni.